Dottoressa, succedono cose sentimentali meravigliose ad affari tuoi. Quanto mi aveva detto? Lo sapevo. Un tiro, ci eravamo lasciati là prima di questo momento sentimentalmente importante per il maestro Nigro. Ma adesso arriva il momento importante per te. Sei stanca? No, no, assolutamente. Ecco, reggiti forte. Sì. Ho un tiro, ho 42.000 euro. Wow. Non ci penso due volte, io rifiuto e vado avanti. Non ci pensiamo due volte, dottoressa. Non ci pensiamo due volte. Lotto la Basilicata. Agostino. Buonasera. Buonasera, Agostino da Potenza. Troppa potenza. Tutta la potenza. Professore. Flavio. In matematica è spesso questione di unità di misura, alcune possono essere più efficienti di altre. Misurare la distanza tra qua e casa mia in anni luce non funziona. Sì. Ad esempio il sale si misura in grammi quando si mette nelle pietanze, la pasta in etti, l'età della dottoressa in ere geologiche. In questa puntata comunque abbiamo ancora come unità di misura per i premi più alti proprio le centinaia di migliaia di euro. Abbiamo 100.000 euro e 250.000 euro più la matta per raddoppiare. Le possibilità di vincita sono ancora estremamente alte. Volevo precisare, per quanto riguarda la misurazione della pasta in etti, il maestro Nigro fa eccezione. La misura in palate. E quello di sopra che sta per lasciare il programma è un simpatico signore che si occupava di matematica. E passa con Marzullo la notte. Ho capito. Ciao professore. La dottoressa. Imparerai a fare marcia indietro con la meravigliosa macchinetta che hai vinto qui ad affari tuoi. Guarda sempre nello specchietto, te prego, Giosefina, prima di andare. La dottoressa, anche lei fa marcia indietro. Torna a 31.000 euro, l'offerta precedente. C'era rimasta a 2.000 euro, ma prima c'erano stati 31.000 euro. Oppure, anche stavolta, un tiro. Una sfida ai fornelli fra te e la dottoressa, a chi brucia prima o i blu o i rossi. Voglio provare ancora, rifiuto. Sì. Ah, non molli. Non molli. Ti sei fatto due conti, insomma, sì. Anche velocemente, sì. In testa? Sì. Va bene. Allora, 15 e 16, intanto approfitto per salutare il nuovo arrivato. Prego. Buonasera a tutti, sono Vincenzo Calindro, vengo dalla Mezza Terme. Vincenzo, ben arrivato dalla Mezza Terme. Con furore! Allora, 15, 16. Ammazza, 17, una pressa all'altra, a parte il 9 della bella carta matta Veronica che aspetta lì zitta zitta nel Veneto. Proviamo. Quindi, il 9, il Veneto. Veronica. Buonasera. La carta matta? Ce l'ha lei la matta? Sì. Carta matta con la matta, la matta al quadrato. Non vorrei di nuovo, ma 17 la Toscana. Non vorresti? Che riesci di nuovo a rivederci come ieri sera. Però perché 17? Oh, Deborah, cosa ti sei legata? A Deborah. Al sorriso della meravigliosa Deborah che vado ad aspettare al valico. Ah, perché lei aveva portato la rivederci? L'altra sera, sì. Con calma, quando è pronta la regina dei fornelli, tu sforni dal fornello. È della. Sì, sì. È della. Provaci. Vabbè, comunque provaci. Ok, va bene. Va bene. Grazie. Con che proviamo? Proviamo con la sagoma. Tu che sei una bella sagoma, vieni. Se possono vincere altri 1.000 euro, che più la macchina, più le cose. Allora, intanto io vado a sistemare. Questa è la sagoma. Questa sei tu che sei, non sei la sagoma. Questa, grazie Francesca, sono le pallette. Allora, vuoi fare due tiri di prova? No, no.
che se ne frega, dici, va bene. Allora, io so quello che sta Allora, questo è quello, e se la riesci a piazzare sul naso vinciamo 1000 euro entro 30 secondi. Quando sei pronta io dico via, notaio regista, pronta. Cominciamo. Pronta? Sì. Via! Ecco. Tieni. Superato un altro passaggio in maniera non solo indenne, abbiamo messo via un'altra cosetta che di questi tempi non si butta via niente, anzi facciamo avanti ed andremo come farai nelle prime lezioni, come farai nelle prime lezioni di scuola guida. Passi avanti Andrei, 31.000, 42.000, 31.000, Ari, 42.000 euro, un'altra volta, un tiro soltanto o 42.000 euro. Tu pensa con calma. Essere stati chiamati, stare qui, è il più bel regalo che ho ricevuto. Io accetto. Allora, 42.000 euro. 1000 euro del provaci, dove mi hai schiaffato la palla sul naso, e la macchina da 10.000 euro, sarai costretta finalmente a imparare a guidare. Ti vedranno sprecciare amici di Campo di Pietra, i primi giorni state a casa, restate a casa, date modo alla bella Giusefina di fare il giro della piazza. Adesso, neanche a farla apposta, o magari l'hai fatta apposta, a lasciare 15, 16 e 17... Troviamo i 250.000 euro e i 100.000 euro, lasciamo la dottoressa alla fine di questa meravigliosa cena insieme a te, il grembiule e i paghini. Il 15 la Puglia. Il 15 la Puglia, Francesco, buonasera. Tutti. L'uomo di Taranto, la sua sobria eleganza. 250.000 euro! Vai nel giro dei fornelli. Il 17 la Toscana. La Toscana, la bella Deborah, la regina di Arezzo. Grembiule. Come lo cuciniamo sto finale? Stacca senza aprire Vincenzo, il nuovo arrivato, ce li avrà il nuovo arrivato, i soldi, oppure tu, mia dolce regina dei fornelli. Sei stata talmente generosa con noi. Un ultimo... ci salutiamo così. Regina dei fornelli, senti, è una frase di Gianna Manzini. Fai in modo che la tua vita sia come una torta di mele. Niente come la torta di mele ha il sapore rassicurante di casa, il profumo indimenticabile delle mamme, delle nonne, di
di quel che c'è di intimo e unico in un ricordo. La prossima volta in cucina, ricordate di noi, ricordate esatto. Pure che nel tuo pacco c'erano i pacchini. Dottoressa, un tiro solo se vorrà giocare il capo della festa, oppure 11.000 euro, 11.000 euro per Agostino per salutarci qui. Rifiuto e vado avanti. Tanto mentre tu ci pensi con calma, io vado a presentare il nuovo arrivato. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Florio Paolo, vengo da Trivento, provincia di Campobasso. Porto gli occhiali perché ho avuto un piccolo problemino. Aspetta. Porti gli occhiali, Paolo? Perché ho avuto un piccolo interventino. Un interventino, tutto sotto controllo. Non è un agente segreto, Paolo Florio. Lo trovate su Facebook. A Trivento. Chi chiamiamo? Tiro delicatissima così. E 16. E cala. Per matrimonio. Buonasera a tutti. Oh, mascolo. Il giorno del tuo matrimonio, tu e Pompea. Ti sei fiondato su di lei. Ah, fionda! Dalla dottoressa, salutiamo Pompea che vedi, ti farà rientrare a casa. Ciao, cioè, ma non è andata male, non è andata male, non è andata male. Per quanti? Un tiro, l'offerta te la dico dopo. Maestro, musica! Flavio, mi chiamo Valentina, come mia sorella. Mi sento un po' in colpa con mia mamma perché lei mi ha regalato un cappello col pompon. Ma io, ma regà, bambini, è Natale, bisogna essere buoni, Dice io ho fatto finta che l'ho perso. In realtà l'ho nascosto perché è troppo troppo brutto. Ma è regalo di mamma. Ma come hai fatto bene, signora? Valentina, è Natale. Fingi di averlo miracolosamente ritrovata a scuola, torna a casa e metti il cappello regalo da mamma, Siamo, scherziamo? Ma come stacca il pompone, signora? Ma veramente? Ma senza cuore! Allora, Flavio, ciao, mi chiamo Marco, ciao Marco, ho 10 anni, beato te. Ti faccio una domanda, se posso, se no c'è sopra Matticci, Mattiacicci. Mamma ieri stava parlando con zia e diceva che tra qualche anno io cambierò voce. Che significa? Per favore. Dice che significa? E soprattutto l'ultima domanda, mi farà male? No, maestro, no? È tutto nella. E soprattutto, registrati adesso, Marco, la tua voce, e te la risenti. Poi tra qualche anno, quando sarà successa questa... Cioè, come quando gli animali c'è la muta della pelle? Non è che la mia voce all'inizio, non è che andavo a scuola, dice venga Flavio la lavata, sì maestra, non era così, era un po' più bene. Poi si abbassa, ma tutto... Riscrivici più avanti, dai, su! Mamma mia,
bambini, oh, scrivete, via Monte Solone 13, i vostri pensierini di Natale, non di Natale, del nuovo dell'anno, della Befana, per tutto l'anno, scriveteci i vostri pensierini. Invece noi che abbiamo pensato, Agostino, che pensierone ci siamo fatti, che è un pacco, ma arrivo con l'offerta, 18.200 euro, che pensierino è? Che pensierone è? È un brutto pensiero, è un bel pensiero, è un medio pensiero? Non restare chiuso qui, pensiero. È una serata di quelle scalate che non è andata molto bene. Queste non sono arrivate in cima. Cioè, tu che ti arrampichi per 12 metri di canne che poi gli dai fuoco e riscendi, mi dici che qua è una serata complicata questa? Sì, perché non sono arrivato in cima, doveva essere una serata di quelle di adrenalina pura. Per questo accetto l'offerta. Com'è questa storia dell'adrenalina? È perché quando sali sopra senza protezione, senza... E c'è nu. E allora là stai con il pericolo che potresti scivolare e sei bello carico. Qua è incominciata la salita, si è fermata a metà. È meglio fermarsi, non andare avanti. Per come si è messa la partita, è preferibile scendere. Però i 100.000 euro scendendo, mentre prende fuoco idealmente la Jacquara e tutto brucia e festeggiamo, sarebbe meglio. Approfitto per salutare tutto il gruppo della Jacquara e mia madre, perché io sono figlio unico, Annunziata. Ah, salutiamo mamma Annunziata, ci mancherebbe. Allora, scendiamo e troviamo 12. 100.000 euro. C'è lì la bella Jessica? Se sono lì facciamo festa. Questa sarebbe stata una bellissima chiamata per salire e far aumentare l'adrenalina. 14 la campagna. Poi c'è la nuova arrivata. Buonasera a tutti. Se è là il malloppo, festeggiamo. Per favore Paolo, senza aprire, stacchiamo anche noi. Capo della festa, ti risparmio, come dire, siamo sotto le feste di Natale, ti risparmio tutta la tiritera che dovrei comunque ammanirti e servirti, dicendo che a questo punto della partita la dottoressa ti avrebbe offerto tanto, tanto, tanto di più dei 18.200 euro che vinci, ma siamo sotto le feste, non mi va di darti fastidio, romperti le scatole, preferisco solo aprirle e dirti che per fortuna qua ci stanno soltanto i 20.000 euro, e il nuovo arrivato, e l'acqua di 100.000, e tutte le scatole le abbiamo aperte senza romperle, 18.200 euro la bicicletta, grazie. Se Dio vuole torniamo domani sera, nonostante tutto festeggiamo un po' di sorriso in più, di allegria, torniamo dalla festa, facciamo un po' di festa. La dottoressa di parola, cattiva ma onesta, sei pronto? Un tiro sempre oppure, pensaci bene, 34.000 euro, musica! Rifiuto e vado avanti. Adesso. Franci, aspetta. Sempre con la musica in sottofondo.
Geronimo, ti devo ricordare, per forma, lo so, può sembrarti una follia, ma io te lo devo dire, questo è l'ultimo tiro utile per decidere di convertire la partita in una partita con la Iella. Lo so che ci sono 500.000 euro, ma è comunque l'unico valore rosso, non ci sono più né rossi né rosa, a parte quello, quindi io te lo devo dire da non buon conduttore, ma da onesto compagno tuo di viaggio, che se vuoi girare la partita e giocare sicuramente per 40.000 euro, poi te vado ad aprire pure la X e vedo se saranno 50.000 o 40.000 e due pacchi da eliminare, questo io te lo devo dire prima. Adesso poi tu mi dici come ti vuoi giocare questo pacco singolo. No, proseguo così. Guarda bene, c'è il sud e c'è il nord, al centro guardano e tifano per te. Buonasera a tutti. Buonasera Vincenzo. Va via la X. Vediamo quanto dobbiamo salutare. In bianchino mio. Vali solo 150 euro. Dai, grazie Vincenzo. Dottoressa. Una promessa è una promessa. Se lo ricorda il film, eh? Ha trovato uno più testardo di lei, più risoluto di lei. Il disegnatore sta disegnando. Molto bene. La dottoressa è di parola, ci mancherebbe altro. Un tiro solo, Francesco. Se vuoi salutarci qua. Sono adesso 40.000 euro. 16.000, 19.000, 27.000, 34.000. Adesso 40.000 euro. A me piace il rischio. Ti piace il rischio? A me piace il rischio. Piace il rischio, sì. Piace rischiare. E come? Certo, 40.000 euro dopo 40.000 euro sono importanti, però. Non so, magari tu stai. Questo 4 ad esempio è un numero, tu sei uno che con i numeri un po', come dire, ci gioca. Mi dice qualcuno del 4. Il 4. Sì. Mm. No, magari uno sai. Come dice Flaiano, le idee vanno anche coccolate, vanno accarezzate. La accarezzi ogni tanto l'idea che nel 4 non è impossibile. Ci siano i 500.000 euro, io ripeto, non so mai cosa c'è dentro le scatole, vado solo chiacchierando insieme ai miei compagni di viaggio. Mi chiudo e vado avanti. Allora. Valentino Ciro, il nostro meraviglioso uomo di fiducia, noi gliela diamo perché è un uomo speciale, ma poi le scatole non le preparano, le confeziona lui. C'è la bella ribelle, Angelo. 8, 14, 13, 19. Questo è un tiro dove dobbiamo non trovare, più che andare a cercare, dice trova questo, trova lo sgommarello, trova il cucchiaio, trova cose, qui c'è da non trovare in questo tiro. Ci sono quattro possibilità. 13 da campagna. Sicuramente 3. Buonasera. Angelo, con calma, facci preparare psicologicamente alla botta, aspetta, vediamo Francesco se vuole andare lui, se devo andare io. Sì, vado io, vado io. Ecco, fai tu che è meglio, bravo. Sono due tiri e poi ci presentiamo in finale, è certo. Però lo
l'offerta sale. È Natale e l'offerta sale. Allora, due tiri, Francesco, per andare in finale, sale. Oppure ci salutiamo qua, perché la dottoressa cerca di sbarrarti la strada e dice basta giochicchiare, un tiro, 75.000 euro. Giusto per rimanere in te, che di questi numeri che sono rimasti, sì, due sono importanti, no? Nel senso che uno è il numero di mia figlia, il giorno in cui è nata Sofia, sì, l'8 di agosto. L'altro è il giorno in cui sono nato, il 19 aprile. Questo, tu dici, perché questo non l'hai cambiato? Perché per una serie di coincidenze, io non ci credo, però sai, no, uno ci fa caso poi alla fine. Come la commedia, ma ci credo. In questi giorni di permanenza in albergo, la camera era 304, 104, poi di nuovo 304, quindi c'era sempre questo 4 che mi seguiva dietro per dietro, no? L'unica incognita è quel 14 che a me non dice niente, diciamo, no? Però poi, essendo due pacchi, dovrei chiamarne un altro. Motivo per cui... Che poi se tu mi dici che non ti dice niente ad affari tuoi, lo sai com'è. Allora, se mi avesse detto... Sì. Un tiro... Eh. Avrei continuato. Però accetto l'offerta. Disegnare come sai far tu, disegnatore specializzato, dobbiamo fare un bel disegno da 500.000, mi devi fare sti 5 zeri così a mano libera. No, io gioco come avrei giocato. Quello è il bello. Semplicemente come avrei giocato. Quindi avrei chiamato il pacco che non mi dice niente, il grande Ciro, il 14. Ciro il grande. Buonasera. Buonasera Ciro. Ciro il grande. Delle eccezioni, affari tuoi, Larger. Tu sei quello di cartone? Ah no, scusa, volevo parlare a casa. Scusa, stasera che non ti dice niente, il 14, Ciro è veramente l'uomo di fiducia. C'erano i Paquitos. E che te batti le mani? Che batti, guaiù. Se avessimo giocato, saremmo esplosi in un applauso, una festa, altro che Big Bang. E ancora saremmo a metà del guado, perché la dottoressa aveva detto due tiri. E saremmo andati avanti. Avresti chiamato il pacco che non ti dice niente. Adesso. E saremmo andati avanti chiamando il 19, perché io ho la certezza. No, non la certezza. Vabbè. Ho la convinzione che i soldi siano lì. Nella data di tua figlia, l'8 agosto. Quindi... Spero di sbagliarmi. Io spero di chiamare il 19 che lei. Scoperti quei Ugo, 500. Vengo in pace. Aug. Pau. Ugo, questo è il pacco perfetto per te, per quando c'hai sonno e c'hai fame. Ugo, c'è il ciuccio. Io lo sapevo. Ughetto. Pau. Io lo sapevo.
stacca senza aprire, per favore. Io lo sapevo. Vabbè, curiosità di Natale, dai, sogniamo un attimo, affari tuoi, pure il luogo dei sogni. Dottoressa, spari secca, quanto mi offriva a questo punto? Dentro i 200.000 euro a questo punto da storia del disegno. Perché non ci ho creduto? Perché? Perché non ci ho creduto? E io me li sei ripresi, eh? Cosa? I 200. Cioè non sai. Perché? Ma dai! Ma perché? Ma dai! Ma perché? No, sono un tipo aspetta. Curioso però! Ma perché ho la convinzione che i soldi stanno là? Perché se quel numero l'avessi avuto io non me li sarei presi, sarei andato avanti. Hai capito? Ci stiamo per salutare. Comunque vinci la lavatrice asciugatrice, 75.000 euro. Cosa scatta nella testa di un giocatore ad affari tuoi, di un concorrente, una persona, un padre di famiglia, un uomo per bene, un marito? Perché se tiene il numero della stanza invece di prendere il numero di nascita della figlia? So, 104. Scialpi cantava, sono il numero 106. All right. Ok. Perché? Perché inizialmente... Sì. Mi sembrava una cosa troppo scontata che i soldi potessero stare sotto al pacco del numero di mia figlia, no? Cioè era una cosa scontata per me trovare che ci fossero lì. Poi magari speriamo che stanno qui, no? Alla fine. E mi sto sbagliando. Però, cioè non l'ho preso per quello, ho detto no, secondo me non stanno là. Però ora che li ho giocati come avrei giocato, mi rendo conto che invece, probabilmente... Ah, mi sto incartando. No, ti volevo dire la stessa cosa, che hai talmente il tuo discorso, non mi ricordo che ho visto lì dentro, ti giuro, c'è cioè, una roba terribile, ti giuro, veramente. Cioè, sarà l'età, è Natale, il torrone, la glicemia, ma... quindi... non mi inganna. Adesso non ho capito se tu preferiresti che qua dentro c'è la matta o i 500.000 euro. Ormai... Per la stanza. Stanotte in che stanza dormi? Non lo so. Quella che mi lasciano. 100... La 304 stavo. Sì, fate dalla 304. Che tanto ci trovi la matta dentro. C'è la matta, i 500.000 euro stanno là. Rivediamoci la puntata e capiamo come è andata la fine. Però ha vinto. Grazie, le voglio bene! Francesco, 75.000 euro! Torniamo tutti felici nella...